La Quaresima è un invito a tornare a Dio perché qualcosa non va bene in noi, nella società e nella Chiesa, e abbiamo bisogno di convertirci. Così il Papa, celebrando ieri pomeriggio alla Basilica di Santa Sabina sull'Aventino il mercoledì delle Ceneri. Viviamo in un mondo sempre più artificiale, dove la Quaresima viene a risvegliarci dall'inerzia e dalla routine, per andare oltre il nostro orticello. Prima della messa, la processione penitenziale solenne dalla Chiesa di Sant'Anselmo all'Aventino. Preghiera, digiuno e elemosina per non farsi dominare dalle cose che appaiono, perché quel che conta, ha spiegato Papa Francesco, non è l'apparenza del successo, ma quanto abbiamo dentro. E questi tre elementi caratterizzano il cammino quaresimale, che comprende la croce e la rinuncia. La preghiera, ha spiegato poi il Santo Padre, è la forza del cristiano e di ogni credente. Nella debolezza e nella fragilità della vita possiamo rivolgerci a Dio con la fiducia di figli e con una preghiera capace di farsi carico delle necessità dei fratelli, in povertà o sofferenza.